Salve, sono Antonio Zeffiro. In questo video tutorial vedremo come modificare un file audio e come inserire musica attraverso il programma Audacity. Apro il file con la mia registrazione. Noto che nella prima parte il segnale è piuttosto debole. Per rinforzare il segnale, quindi per aumentare il volume, vado su effetti, amplifica, posso ascoltare l'anteprima e poi cliccare su ok. Vediamo che il segnale è notevolmente aumentato. Viceversa, se voglio ridurlo, sposto il cursore di qualche tacca, ok, ed ecco che ho trovato un equilibrio tra la prima e la seconda parte. Ora voglio inserire degli momenti di silenzio all'interno di questo file audio. Per inserire del silenzio aggiungo una nuova traccia. Tracce, aggiungi nuova traccia stereo. Qui sotto ho a disposizione un'intera traccia di silenzio. Seleziono con il cursore lo prendo da qui, una porzione per esempio di 10 secondi di silenzio. La copio con la combinazione CTRL-C, clicco in questo punto prima del coro, incollo, quindi ho creato circa 10 secondi di silenzio in questa sezione. Per vedere il minutaggio, per visualizzare il minutaggio su questa barra, posso utilizzare lo zoom avanti, questo mi permette di vedere anche i secondi, o viceversa indietro quando voglio avere una visione d'insieme. Ora voglio inserire della musica nella pausa o in qualunque altro punto del brano. Per prima cosa clicco su apri, vado a cercare la musica sul mio computer, ne ho salvate alcune qui nella cartella personale musica, seleziono questo file e si apre un nuovo file di Audacity. Seleziono una porzione di questa musica, per esempio 15 secondi, copio, torno qui, seleziono una parte della seconda traccia, incollo, quindi ho inserito la musica al posto della pausa, qui la musica si sovrappone alla pausa. La musica può anche sovrapporsi al parlato, è importante che ci sia equilibrio tra il volume del parlato e il volume della musica. Di volta in volta ad orecchio potrò selezionare l'uno o l'altro e regolare il volume. Quando ho inserito la musica, i silenzi e tutto quello che serve per il mio progetto, posso salvarlo come file MP3. Salva MP3 attraverso esporta. Vediamo che qui sotto è selezionato già MP3, ci sono altri formati ma non interessa l'MP3. Diamo un nome, per esempio prova 1, salva e poi clicco ancora ok, ok. Il programma farà un mixaggio automatico sia tra la parte parlata e tra la parte musicale. Se voglio salvare solo il progetto, clicco su Salva progetto. In questo caso il formato del file mi permetterà di riaprirlo con Audacity. Lo chiamo prova 1 progetto. Successivamente quindi potrò modificarlo intervenendo sulla prima, seconda o eventualmente sulle altre tracce audio. Per completare il lavoro posso anche inserire effetti particolari, ad esempio l'effetto dell'eco. Seleziono una parte del file in cui voglio inserire l'effetto, clicco su effetti, seleziono eco e clicco su ok, otterrò un suono particolare che imita l'effetto dell'eco, oppure posso anche inserire
l'effetto del riverbero. Il riverbero, come in questo caso, mi permette di simulare una stanza molto ampia, per esempio dimensioni di 90 o 100 metri. Qui aggiungo qualcosa con il pulsante riverbero. Ok. È un modo per lavorare sul suono magari della voce e quindi renderlo particolarmente suggestivo. Altri effetti che possono essere utili sono la dissolvenza alla fine per la musica, quindi cerco tra gli effetti la dissolvenza in uscita, basta solo un clic, vedete che la musica va sfumando, o viceversa la dissolvenza in entrata, quindi effetti, dissolvenza in entrata, parte dal pianissimo e via via cresce di volume. Concludiamo dicendo che tutte queste funzioni mi permettono di creare un oggetto digitale particolarmente interessante. È un'attività che si interfaccia con la recitazione, la musica e quindi anche con lo storytelling. Grazie per l'ascolto e buon lavoro!